vacanze rigorosamente in Italia, perché sempre più orgogliosi di essere italiani. Oggi nel cuore abbiamo la Romagna. Si pa ti turist turist. Sono il comandante Galla, ho deciso finalmente dopo un anno e due mesi di atterrare, e dove andrò ad atterrare? Nella magnifica enorme spiaggia di Cervia Milano Marittima. Oh, almeno così potrò godermi un po' di sano relax e quindi finalmente potrò rimettermi in perfetta forma. Ciao dal comandante Galla, ciao Cervia, ciao Milano Marittima. Claudio Fantini è storia del turismo e dello sport di Cervia. Che cosa significa per lei turismo e sport? Come dico tante volte, il turismo e lo sport è stato un po' la mia anima, perché quando i miei genitori nel 1959 aprirono questa struttura, ancora la parola turismo e sport è una roba un po' strana. Oggi dobbiamo dire che il turismo e sport hanno creato una grande chimica e stanno riempendo le nostre strutture in maniera veramente importante. Il suo padre Antonio e sua madre Fiorina sono comunque la base di tutto questo, sì. Perché senza di loro probabilmente questo non esisterebbe. E li ringraziamo lassù, sì, ecco, che ci stanno vedendo forse oggi. Benissimo. Io so che la base fondamentale che ha spinto i suoi genitori a costruire quello che hanno costruito era l'accoglienza e la passione. Secondo lei esiste ancora nel turismo di oggi? Sì, io dico che il turismo è una scatola vuota, perché sono i contenuti, i servizi, la passione, il sorriso, la cordialità. Mister, che cos'è per lei Milano Marittima? È sempre stato il mio rifugio. Io vengo da Milano Marittima da quando avevo 12 anni, tutti gli anni, ed era dove mi ritemperavo, mi rilassavo. Le chiedo un saluto, arrivederci a Cervia Milano Marittima. Arrivederci e a Cervia Milano Marittima, e per chi vuole fare sport anche, direi che è il posto ideale. Qui si può fare dal ciclismo al calcio, al tennis, alla canoa. Angelo, come ti è venuto in mente questo discorso sportivo legato alle canoe? Ma molto semplicemente, io sono figlio di pescatore, nipote, ho sempre avuto la barca, e quando non potevo andare in mare, che era burrasca, invece di andare verso est andavo verso ovest, ma con la canoa. Ma l'inizio è stato che alcuni amici hanno cominciato a seguirmi questi viaggi attraverso i canali della Pineta e attraverso questi percorsi d'acqua bellissimi. E quando sono andato dal sindaco per dire vorrei fare un club con degli amici, il canoa, e lui ha detto beh, stai sfondando una porta aperta, perché lui non vedeva l'ora che questa cosa nascesse. Simpati Tourist, avanti oltre la rete!